Anima mia, fai in fretta, ti presto la bicicletta, ma corri, e con la gente, ti prego, sii prudente, non ti fermare a parlare, smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno, non ci sarà nessuno ancora, ma uno per uno, guarda chi esce dal mio portone, e aspetta, mentre odora di pesce, di notte il selciato, la figurina netta nel buio, volta al mercato. Io so che non potrà tardare oltre quel primo albeggiare. Pedala, vola e bada, un nulla potrebbe bastare di non lasciarti sviare da un'altra sulla stessa strada. Livorno, come aggiorna, col vento una torma popola di ragazze, aperte come le sue piazze. Ragazze grandi e vive, ma così attenta, Ragazze, ma ancora lì con quelle cuffie. Vieni di là che è pronto da mangiare. E muoviti! A me mi doveva venire il figlio allo strano, eh? Ma smettila! Mi devo la letteratura, che noia ti darà? E poi mi sa anche che è innamorato. Sì, di un uomo. Lui c'ha le poesie nella testa, c'ha. E deve essere Dante. Dante è nato a Oxford. E comunque era Caproni, che era di Livorno, come te. Caproni. Ok. Ti piace, Dedo? Sublime, davvero buono. Sublime, Dedo. Oh, stammi a sentire. Io e te ora bisogna fare un discorsino serio, perché ora sei un bimbo grande. Oh, Sandro! No, Nara, per favore, stai zitta, perché quando è il momento, è il momento. Te ti devi mettere nella testolina che la cultura non porta soldi, baini, hai capito? Quindi la devi smettere di leggere, leggere, leggere. Pensa piuttosto a finire la scuola e a trovarti un lavoro, perché già qui è un casino, poi se ti ci metti anche te... No, Dedo, babbo vuole dire... Babbo ti vuole dire che ora basta di ripetere sempre le solite cose. Prima di tutto scordati il classico e poi sorti di asa, vai fuori, vai a battere le bimbe, vai a giocare a pallone, vai allo stadio, vai a far casino, ma non ti rinchiudi in una stanza a leggere cose per vecchie e femminucce, hai capito? È per me. Che è, Caproni? È così, è convinto che a Livorno non ci sia niente e che la cultura sia roba da femmine. Parole sue? Vai, scusami, ma il tuo babbo è ignorante forte. Vieni, vai. Ti faccio vedere cosa ho trovato nella cantina del mio nonno. Poi tanto oggi al mare con questo tempo. Eccoci. Vieni, vai. Boh, mi sembra di essere un racconto da un po'. Vieni, carello. Il mio nonno diceva che qui una volta, durante la guerra, si nascosero dei tedeschi e... De cosa? Ci morirono e furono seppelliti. Cioè? Sotto i nostri piedi. Vieni, scherzo. Ma va in culo. Vieni, Indiana Jones, la cantina è di là. Eccolo lì, il baule che lasciò mia zia. Non credo ci sia rimasto molto dentro. Mio nonno buttò via tutto, a parte un cappotto che non so nemmeno di chi fosse. Diceva sarebbe servito per il mio matrimonio. Ora dimmi se, cappotto degli anni 50. Allora, cosa c'è? Il cappotto. Ma che schifo. Piero, è il cappotto di Giorgio Caproni! Guarda! Ma cosa fa? Te lo metti anche. Guarda, come mi sta? Sei di Dio. No, ma lui è rincoglionito. Ma dici di chi è questo cazzo di cappotto? È di Caproni.
Nara! E quindi la zia di Piero era amica della mamma di Giorgia Caproni. Sì, è incredibile. Senti lì. Se lo racconti non ci credano, guarda. Sandro! Bello il cappotto. Aveva anche buon gusto. Non me lo toglierò mai, resterà sempre con me. Ed ora basta. Ora te vai di là e ti levi quel coso. Perché non lo voglio più vedere, hai capito? Che cretino. Il 10 d'agosto. Un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie, è il sogno di una pazza. La sera è già calata, comincia camminare cercando di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, troppo triste questa sera. Questa sera. Lunga sera, ho trovato una nave che salpava. Questa sera, eterna sera. Dove l'ha buttato? Ma sei di fuori. Dov'è mamma? E mamma è al lavoro, dove vuoi sia. Stasera si festeggia, eh? Città malata di spazi questa, eh? Scusa, non volevo spaventarti. Volevo soltanto chiederti un'informazione. Mi dica. È tanto che manco da Livorno. Non ricordo, dov'è Corso Amedeo? Puoi aiutarmi? Corso Amedeo? Laggiù, l'accompagno io. Molto gentile. Certo, noi andiamo al mare a lui con il cappotto. Che ragazze sensitive di reni. Comunque mi presento. Giorgio Caproni. Giorgio... Anche te? No, Dedo, cioè Amedeo. Ah, porti un nome importante, lo sai? Anche lei. Livorno è una città magica, piena di cultura. Ma lo sanno in pochi ormai. Di calmi babbo. Guarda là, guarda il mercato centrale. È magnifico. Che aria, che luce. Dovresti amarla un po' di più. Ma dimmi, i pancaldi ci sono ancora? E il cisternone? E le terme della salute sono state riaperte, spero. Diciamo che c'è tutto, ma non c'è niente. Capisco. Eccolo, è quello il portone.
ho bisogno di chiederti un ultimo favore. Ma non preoccuparti, e cambierò al più presto. A me andrebbe già bene così. Comunque, mi dica. Tra poco da quel portone uscirà una donna, con uno scialletto nero ed una gonna verde, con il borsellino stretto sul petto. Non ti potrai sbagliare vedendola attraversare. Avvicinala e mormorerà all'orecchio che ti ha mandato suo figlio, il suo fidanzato. Ma... Eccola! Mamma. Va, fai in fretta! Vola! Signora! Signora! Signora Nina! Oh, ciao, Dedo. Oh, ma lo sai che questo Caproni è proprio ganzo? Quasi quasi ti ci mando per davvero al liceo classico. Sì, sì, e ti ci mando, sì. Una di ragazze, aperte come le sue piazze. Ragazze grandi e vive, ma attenta, così sensitive di reni, ragazze che hanno, si dice, una dolcezza tale nel petto e tale energia nella stretta che, se dovessi arrivare col bianco vento che fanno, so bene che andrebbe a finire che ti lasceresti rapire. Mia anima, non aspettare, no, il loro apparire. Faresti così fallire con dolore il mio piano ed io un'altra volta a Nina, di tutte la più mattutina, vedrei anche a te sfuggita, ahimè, come già alla vita. Ricordati perché ti mando, altro non ti raccomando. Ricordati che ti dovrà apparire prima di giorno e spia, giacché non so più come ho scordato il portone, da un capo all'altro la via, da Corso Amedeo al Cisternone. Porterà uno scialletto nero e una gonna verde, terrà stretto sul petto il borsellino e d'erbe, già sapendo di mare rinfrescato il mattino, non ti potrai sbagliare vedendola attraversare. Seguila prudentemente allora e con la mente allerta e circospetta, buttata la sigaretta, accostati a lei soltanto, anima, quando il mio pianto sentirai che di piombo è diventato in fondo il mio cuore lontano. Anche se io, così vecchio, non potrò darti mano, tu mormorale all'orecchio, più lieve del mio sospiro, messole un braccio in giro alla vita, in un soffio, ciò che io il mio rimorso, pur parlassimo piano, non le potremmo mai dire senza vederla arrossire. Dille chi ti ha mandato, suo figlio, il suo fidanzato, d'altro non ti richiedo, poi va pure in congedo. Ciao, mi chiamo Luca Dalcanto e se vi è piaciuto il mio cortometraggio Il cappotto di lana, votatemi su www.ilike.tv/vota. Sei, sei, sei.